Buongiorno amori, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Amori, ma anche oggi, prima di iniziare questo video, salutiamo le personcine che hanno commentato di più nello scorso video, che sono Elisa e Giovanna. Vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere sapere anche voi nel prossimo video, basta che commentiate qui che potete in questo qua. Un bacione e buona visione. Allora, a parte che devo proprio svegliarmi e ricapitolare il tutto perché mi sono appena alzata dal letto. Oggi è un giorno veramente tantissimo importante perché questa mattina Madison avrà la sua benedizione nella chiesa, che non è la stessa cosa come il battesimo, ma adesso vi spiegherò. Intanto vi faccio vedere quello che si metterà lei, quello che mi metterò io e il vestito della Selena. Quello più ovviamente più badabum è quello di mezzo, noi ci vestiremo molto normale in realtà. E verrà anche mia sorella, Mattias, mia mamma, tutti lei. In tutto ciò qui potete vedere un Mo che fa le coccole alla piccola Madison e che ancora non mi ha ascoltato quando gli ho detto di alzarsi. Vi dà il buongiorno anche Madison, che è qui con me, l'ho appena presa e ha un pantalone tutto smollentato perché ieri gliel'ha messo un po'. Quando è tornato dal lavoro gli ha cambiato lui un pannolino ieri sera e gliel'ha messo male. Però la cosa buona è che non è uscita fuori nella pipì nella cacca, quindi dai, vi faccio vedere il suo vestito bellissimo del regalo che gli ha fatto mia mamma. Perché bianco e come vi ho detto, il bianco è il mio colore preferito e mi dà tanto tanto purezza, 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 pura come lei. Cioè le sue mutandine che sono queste, sono qua tutto ricamato così, fiocchettino, e poi gli metteremo anche questa fascetta in testa e pannolino, questo qui. Poi avremo bisogno della sua cremina, io uso questa qua che usavo anche con la Selena ed è la pasta Hoffman con lo zinco. Allora, in teoria se appoggio il telefono qua dovreste riuscirmi a vedere all'opera mentre la vesto. E ho anche trovato un po' di bianco che spero però non si veda sotto dal vestito. Ora prendo la bebè e sclero con Christian perché ancora non si è alzato. Meglio qua. Allora, come prima cosa mi tolgo questo pannolino. Non lo so, è che c'è un goccio. Sì, ha fatto anche la cacca, quindi sì. Togliamo questo pannolone, lei si sta stiracchiando tutta. Allora, ce lo metto. Cristian. Cristian, dove? Allora, togliamo questo pannolone che qualcuno si è messo un po' così così. Va bene, va bene, va bene. Giusto per farsi riconoscere. Mamma mia, come ci lamentiamo qui. Che fatica la vita. Vero Madison? È vero Madison? Di solito in realtà si lamenta un pochino quando la cambio, non gli piace perché è tutta nuda. Poi appena sente la salvietta che magari è un pochino fresca, ma gli piace. Però, a quanto pare assolutamente. E qui abbiamo il nostro kebab con cipolla anche, se vi interessa. Un bel pacchettino.
gli tolgo la magliettina che aveva ieri, poi ieri gli avevo messo sto cosino troppo carino, quella completino che gli aveva regalato mia zia, fatta dalla magliettina e i pantaloncini. Ecco fatto. Sì, ti ho dato i vestiti per la Cristina, ti ho dato i vestiti per me e per la Selena. Oh no! Fortunatamente avevo la traversa sotto, ma mi ha appena smerdato. Grazie, Medici. Questi sono i bei dispetti che mi fa. Non sempre, però ogni tanto capitano. Ah. Che schifo! Che schifo, corda! Ma sarà roba da fare, te che sei una signorina? Ma sarà roba da fare? Ok, quindi ripuliamo il culetto. Una volta mi ha tirato una merda, ero a casa di mia sorella, la stavo cambiando tranquilla perché tanto lei è bravissima. Oh, ma gli ho aperto il pannolino, aveva fatto una roba gigante, quindi ho detto, cioè, non mi sono nemmeno preoccupata, era tanta roba. Mi è arrivato questo, proprio come se l'avesse spruzzato soffiandolo da una cannuccia, vi giuro, mi ha sporcato tutta la maglietta. Era tipo, ah, la mia maglietta nuova. Ok, adesso mi metto sto body e spero veramente con tutto il cuore che da sotto il vestito non si veda. Perché non ho trovato un altro body. Cioè, allora, altri bianchi c'erano, però questo mi sembrava quello più piccolino, che in teoria si dovrebbe vedere di meno, ecco. Allora, no dai, aspetta. Metto prima il body così. L'amore di umani! È troppo bello, vi giuro. Vi giuro, vi giuro, vi giuro che è troppo bella la mia gota. Mettiamo un pannolone. Mia mamma mi ha appena chiamato per assicurarsi che fossimo svegli e fortunatamente la Yusi mantiene la parola. Che poi fosse per loro qui in casa, perché ho in casa la Kiki, Christian e la Selena oltre a noi. E loro non sentono la sveglia nemmeno se gliela metti attaccata all'orecchio. Impressionante. Che poi mi sono svegliata prima della sveglia, mi voglio vantare. Sono tipo le 7:30 adesso. Cioè, in chiesa inizia alle 9:20 il tutto e poi appena si fa la preghiera, l'inno iniziale, c'è subito questa parte della benedizione, cioè subito dopo c'è la parte della benedizione. Ah, ecco, vi spiego già un pochino come funziona questa cosa. Allora, che un pochino ve l'ho già spiegato anche sulle storie varie volte, su come funziona appunto la chiesa in cui sono. Io faccio parte di questa chiesa che è sempre cristianesimo, quindi abbiamo Gesù Cristo e Dio, crediamo in queste cose. E, solo che da noi in pratica quando nasce un bambino non si fa il battesimo come tipo i cattolici. Da noi appena nati, cioè appena c'è questa giornata di digiuno e testimonianza, che è tipo la prima domenica del mese, di ogni mese, non vorrei dire da cavolata, però mi sembra di sì perché me la sono fatta spiegare anche da mia mamma l'ultima volta. Togliamo queste etichette. Ecco, sì. Si fa sta benedizione, che è appunto per dare il benvenuto al neonato. E mentre invece il battesimo da noi si fa agli 8 anni. Si fa agli 8 anni perché dicono che in questo modo i bambini comunque sono più consapevoli che da piccolini. Ok, che da piccolini. Perché dicono che appunto in questo modo i bambini sono più consapevoli. E secondo me è una cosa giusta. Sono anche con me, hanno fatto così e mi piace tramandare questa cosa alla mia principessa. Poi io ci credo veramente tanto in Dio e tutte queste cose, cioè ci tengo proprio, ci credo e ci tengo tantissimo a tutte queste tradizioni. E adesso mettiamo questo vestitino, la princesa hermosa,
E poi non ho capito se l'ho tirato giù tutto. Ok, interessi. Solo che voglio togliere le etichette che ci sono dentro perché ho paura che gli diano fastidio. Ok, allora. E no, può andare ancora più in giù. Ok, quindi. Guarda, io vado a controllare senza lotto. Scommettiamo che c'è Christian che si è addormentato dal divano con le bambine. Ci scommetto, andiamo. Oh my god, che miracolo! Oh. Ero convinta al 100%, wow. Allora, comunque Mason l'avevo appoggiato un attimino sul letto, in modo che fosse sicura non cadesse questi 2 secondi, perché con i bambini non si è mai troppo prudenti. Però vi giuro che lei è proprio un amore, cioè è un angioletto, non si lamentava, lei miagola, lei non piange, bravissima, lei mi aiuta tantissimo, è una brava signorina, è vero amore? Sì, sei una brava signorina, oggi ti faranno la benedizione, così anche tu sarai sempre protetta da Dio, sì, è vero, oh, sì, è vero. È vero. Poi dopo saremo a casa di mia mamma, dormiremo lì la notte perché lunedì si va a Mirabilandia, ragazzi. E quindi anche lì ci sarà sicuramente un altro vlog. Vuoi però che così da nuovo la tengo via? Ah, ui. Allora, ci siamo quasi. Ci siamo. Ok, comunque in teoria il body non si vede, mi pare. Non diciamolo troppo forte perché porta sfiga, poi va a finire che si vedrà. Non riesco a tirare sulla cerniera. Dai. Ok. Che roba carina. Ok, che poi mia mamma gli aveva comprato anche sempre per l'occasione questa qua. Solo che Mason è piccolina, non gli stanno ancora. Cioè proprio sono giganti in confronto al suo piedino. Ora vi faccio vedere. Hanno ormai messo i calzini, però comunque sono troppo grandi. Aspetta che mi sta scolando tutti i capelli. La piastra non riesco a farla perché se no mi sarei dovuto svegliare alle 6 e dai, un pochino volevo dormire pure io, dai. Quindi andrà mossa. Vabbè. Avere l'amore. Yeah. Da qui ho la mia principessa praticamente pronta, gli metto la sua fascetta e voilà. Voilà. Pettiniamola, mia principessa bellissima. Lei ha questi. Ti giuro funziona un sacco sui bebè, cioè proprio li ripeti alla Dio. Poi lei segna i capelli, facciamo le extension, no, non serve, non possiamo fare le trecce, possiamo fare le pettinature. Vai. È proprio una top. È vero amore. Tu sei bravissima. E ora mettiamo la fascetta bianca. Ok. Io pulisco un pochino il faccino. Questa mamma che ci dà fastidio. Sì, hai ragione. Fa tutti i baffi del latte. E quindi, dato che ci fermiamo da mia mamma fino a lunedì, ho preso anche dei cambi per noi per i giorni che staremo là. E questi te li metto nel borsone perché potrebbero servire. Adesso io volevo provare a fargli delle fotine. Ci provo. Assolutamente. Adesso, dato che Madison è pronta, andiamo a controllare lui che si deve vestire comunque in modo carino.
Siamo tutti pronti, quindi adesso si parte e li ho dovuti far alzare letteralmente con un'ora d'anticipo e ci abbiamo messo un'ora e mezza a preparare il tutto. Wow! Siamo in una macchina provvisoria perché questa qui è una delle macchine dei genitori di Christian, perché quella di Cree è in riparazione, c'è delle robe da sistemare. Niente, ora si parte, via! Finalmente arrivati in chiesa, questa è la nonna, sono arrivati anche tutti tutti. E allora come sta? Puoi la princesa, una nonna. Muccita che si può dare alla nonna. Oh, caramba. Sì. Oh, fatta, è stato un momento veramente stupendo, speciale, e poco dopo ci hanno raggiunti anche i genitori di Cree. Ci ha fatto molto piacere questa cosa e volevo dirvi che non ho registrato ovviamente il momento in cui la stavano benedicendo, perché non so da voi come funziona, ma da noi non si può registrare quel momento o fotografare in nessun modo, quindi non l'ho potuto fare, però vi posso assicurare che il momento è stato veramente stupendo. Lei era tutta vestita di bianco, un bianco puro, è stato veramente bellissimo. E nulla, io vi ricordo di nuovo che domani è lunedì, è il giorno libero del mio mo, andremo a Mirabilandia e sono sicura che vloggeremo e quindi presto usciranno video. Detto questo, io vi ringrazio, vi mando un bacione, spero di riuscire lo stesso a pubblicarvi qualcosa domani e ci vediamo al prossimo video.